Wow, un branco di pesci! Guarda che denti affilati! Svuota un paio di sacchetti con chiusura. Riempili di glicerina. Dei sacchetti con i piranha. Fai attenzione alle tue dita, hanno fame! Questo negozio di animali vende molti animali insoliti. Come posso aiutarti? Vorrei un animale domestico. Guardati intorno, abbiamo una vasta scelta. Anche mercoledì sta scegliendo un animale domestico. Hanno stabilito un contatto visivo. Come posso aiutarti? Posso fare da sola. Ehi, cerchi un animale domestico? Chi ha bisogno di animali domestici? Ti piacciono i serpenti? Amo gli animali che sanno difendersi da soli. Xavier ha deciso di impressionare mercoledì con un disegno. Guarda, è un ragno velenoso. Oh, ha preso vita! E allora? Niente di che. Aspetta, dove stai andando? Un drago! Niente di interessante. E i piranha? Niente male. Creature pericolose. Li prendo. Thank you. Dove sono? Nel laboratorio di Lalilu? Trucco scuro. Presto! Bruna sta molto meglio. Yes. È ora di cambiarsi. Un po' di magia. Voilà! Vestito nuovo. Wow. Aggiungi i bottoni fatti con le perline. La grande e terribile mercoledì. La ragazza sta leggendo un romanzo. Mercoledì, ti ho portato un regalo. Sì, mettilo sotto il tavolo. Ci sono un mucchio di pacchi. Ma mercoledì non importa. Dove metto tutto questo? Troverò un posticino tranquillo nel parco. Mercoledì, questi fiori sono per te. Vuoi venire ad un appuntamento? Oh, non c'è pace nemmeno qui. Ok. Voglio solo renderti felice. Aspetta, torno subito. Okay. Ecco! Un calderone da strega. Wow. Non male, mi piace. Hanno iniziato a parlare. Ottimo lavoro, Xavier. Mano è uscito dal terreno della tomba. Togli la base. Cicatrici. Guarda questo fiocco. Mano ama i look eleganti. È di fretta per il matrimonio? La festa è qui. Gli invitati stanno piangendo. Mercoledì si sposa. Oh, questo sarà il più grande scherzo di sempre. Il burlone ha rubato gli anelli. La nostra sposa è arrivata all'altare. Tesoro, sei bellissima. Vi amerete per sempre? Oltre la morte. Aspetta, dove sono gli anelli? Erano qui. Tutti gli invitati sono rimasti senza fiato. Il matrimonio potrebbe essere cancellato. Mano è arrivato in soccorso. Ecco gli anelli! Oh, ci hai salvato! La coppia si scambia gli anelli. Finalmente il bouquet! Un po' di felicità per la vecchia signora! Ne è valsa la pena! I dettagli sono pronti. Fai una scatola. Ritaglia una cartelletta. Questa scatola è piena di documenti. Alcuni sono importanti. I segreti saranno presto svelati. La risposta è vicina. Ci sono delle cose dimenticate in soffitta. È ora di mettere le cose in ordine. Quante ragnatele! Dov'è la scopa? Mercoledì ha iniziato a pulire. Libro, non scocciarmi. Interessante. Vediamo. Delle cartellette. Ma aspetta, Adam, questa è la cartella di mio padre. Che mistero. Mercoledì inizia a studiare il documento. Lo sapevo. Mio papà è innocente. Ritaglia la cornice. Decorala con i monogrammi in stucco. Aggiungi un po' di oscurità. La cornice brilla di cristalli. Mercoledì posa per noi. Ok. Ritratto perfetto.
Chi ha fatto questo capolavoro? Xavier ha portato sua moglie al laboratorio. Non sbirciare, ora guarda. Wow, hai organizzato un set. Ti piacerebbe essere la mia musa ispiratrice? Non muoverti. Disegno, voilà, è proprio uguale a te. Fammi vedere. Mi piace. Manca qualcosa. È vero. Così. Cosa mi sta succedendo? Che strana sensazione. È un miracolo, diventeremo genitori. Questa bambola dovrebbe cambiare look. Disegna gli occhi. Fai i fili dal nastro. Ora i capelli lunghi. Frangetta, proprio come la mamma. Disegna un vestito e il pannolino. Fai una coperta. La bambina riposa in una copertina accogliente. La coppia è arrivata in clinica. Mercoledì sta per avere un bambino. Mamma, non preoccuparti, andrà tutto bene. Ok. Xavier è nella sala d'attesa. Mercoledì non è affatto spaventata. La nascita dei bambini è accompagnata da strani segni. Sparpaglio di luce, una sega, un fulmine, del fumo rosso. Una bimba è apparsa nella nebbia. Hello, hello? Una neonata con una sega? Oh, cielo! Ecco la mia bambina, proprio come la mamma. Accetta questa coperta come regalo. Mercoledì avvolge la sua bambina nella coperta. Quale scegliere? Nero, ovviamente. Ritaglia la bara. Disegna un teschio con le ossa. Edizione limitata. Puoi persino chiamarela al di là. La sfera magica fa tremare tutta la casa. Ciao, chi mi ha chiamato? Come stai, mio piccolo scorpione? Oh, terribilmente. Ops, è inciampata. La sfera si è rotta. Oh no, almeno non devo spiegare com'è stata la mia giornata. Mercoledì, stai bene? Oh, la tua sfera. Non essere arrabbiata, mi occuperò di tutto io. Ecco, è un nuovo smartphone. Ma il design è fantastico, mi piace. È molto utile, grazie. Ciao mamma. È ora di giocare? Decora il fondo del vaso. Dipingi di nero. Questo bel fiore viene sostituito da uno cupo. Riempi con la terra. La nostra giovane famiglia ha invitato degli ospiti a cena. Allora, pronta per incontrare i nostri amici? Vedremo! Ecco i primi ospiti. Hello. Ciao! Non siamo venuti a mani vuote. Ho un fiore nero, molto bello. Vado a metterlo a posto. Ed ecco chi arrivano i geni. Ciao, fate come foste a casa vostra. Okay. Accettate questo meraviglioso ventaglio. È raro! Giochiamo? Freccette per la bimba oscura! Wow, quanti regali! I grandi si siedono a mangiare. La bambina ha deciso di dare un'occhiata più da vicino ai regali. Oh, un fiore! Dov'è la nostra piccola? Tesoro, la coperta è vuota! Oh, eccoti! Vedo che ti è piaciuto il fiore! Meraviglioso, le è piaciuto! La cena è andata alla grande! Tempo di magie! Ritaglia le carte! Sono dei tarocchi! Piega la scatola! Puoi usare i tarocchi per prevedere il futuro! La casa degli Addams è silenziosa e tranquilla! Xavier sta russando sul divano! Solo Mercoledì non riesce a rilassarsi! Ah, che giornata strana! Dove sono le mie carte? Svegliati! Hey! Oh, cosa c'è che non va, cara? Dov'è il mio mazzo di tarocchi? Non ne ho idea! Dai, cosa pensi che sia questo? Ops, non l'avevo notato! Il mio adorato mazzo! Ah, me lo ricordo come fosse ieri! Era a Nevermore! Mercoledì ho una sorpresa per te! Non mi piacciono le sorprese! Delle carte! Tarocchi? Che regalo prezioso! Vediamo cosa ti aspetta! Non dirmelo, ho già paura! Allora, l'otto di bastoni,
la regina di coppe e il fante di denari. Cosa significa? Non lo voglio sapere! Aiuto! Ah, come vuoi, sono una medium. Questa è Sally. Adora il patchwork. Cuciamo un vestito con gli scarti. Mi piace! Scegliamo le scarpe. Questo casco non solo le ha raddrizzato i capelli, ma le ha anche cancellato il viso. Oh, non ci vedo! Oh. Mettile il rossetto. Perfetto! Sally non vede l'ora di festeggiare Halloween. Jack sta camminando nella foresta autunnale. Qualcuno lo sta seguendo. È Sally! La poveretta ha paura di confessare i suoi sentimenti. Vedrò dove abita. Oh, ci sono dei fantasmi qui. Casa, dolce casa. Lascio il cestino. Jack sarà contento. Spero che non mi veda. Sally, aspetta! Oh no! Sono felice di ricevere un regalo da parte tua. Davvero? Oh, che imbarazzo! Hanno iniziato a conoscersi meglio. Ehi, hey, Lalilu, chiamami quando trovi la mia testa. Trasformiamo questa bambola in Jack. Molto meglio. È ora di cambiarsi d'abito. Wow! Cuci pantaloni lunghi. Aggiungi un frac al costume. Dipingi di nero. Un pipistrello è atterrato sul collo al posto di un papillon. Sono ben vestito! Perfetto per la notte di Halloween! Jack cammina nei boschi cantando una canzone. Spaventerò tutti! Amico, vieni con me, ho trovato qualcosa di interessante. Ok, andiamo. Guarda, questo è il mondo umano, non è fantastico? Wow, tutti festeggiano il Natale! Ci andiamo? Perché no? Hai comprato i regali? Andrò ai mercatini di Natale! Wow, dove siamo? In un altro mondo! Separiamoci! Sì! Qui è tutto così insolito! Un regalo per i bambini sotto l'albero di Natale! Wow, il Grinch è cambiato! Buon Natale, signorine! Oh, chi è? Mi presento, sono Jack! Wow, che carino! Ecco un regalo per te! Wow, grazie! Cos'hai tu? Regali, dobbiamo scappare! I nostri materiali sono pronti! Crea una serie di gomitoli! Dipingiamo la scatola di nero. Prepara il materiale per il cucito. Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Una nebbia magica aleggia sul cimitero. La notte buia è il momento migliore per una passeggiata romantica. Tesoro, voglio farti un regalino. Oh. Ok, non guardo. Apri gli occhi. Wow! È un kit da cucito? Ops, la mia mano. Va tutto bene. Le tue cuciture sono allentate. Non preoccuparti, ci penso io. Come nuovo. Sei un vero gentiluomo. Delinea il pezzo di cartone. Crea una piccola bara. All'interno ci sono delle rose bellissime. Un regalo originale per una donna cupa. Jack è andato al negozio di fiori. Vuole scegliere un bouquet per la sua amata. Come posso aiutarti? Mm. Voglio fare una sorpresa alla mia ragazza. Forse è questo vaso di fiori? Oh no, Sally ha altri gusti. Oh, lo adorerà. 50 lali dollari, per favore. Aspetta un attimo, per favore, il mio portafoglio è... vuoto. Scusa, niente soldi, niente bouquet. Torno subito. Ho nascosto dei soldi sotto casa. Sì, trovati. Ecco i tuoi soldi. Sally sarà felice. Ups, troppo piena. Tessuto pulito. È un vestito meraviglioso. Decoralo con le toppe.
La prima prova, che emozione! Oh! Wow! Un velo leggero! Hai un aspetto incredibile! Congratulazioni! Oh, non ci posso credere! Mi sposo! Oh! Congratulazioni per il fidanzamento! Grazie, ragazze! È un giorno importante! Ah! Non ho ancora il vestito! Gli amici si aiutano! Dovremo aiutarla! Questi cestini erano pieni di stoffa! Ecco, cosa ne dite? Classico di Zombita! La mia Sally merita di meglio! Ragazze, niente carri armati e bare! Aspetta, ora vedrai! Porta il tulle! Le ragazze hanno fatto un ottimo lavoro! Wow, avrei dovuto credere in voi! Te l'avevamo detto, provalo! Cosa ne pensate? Fantastico! Questo look è perfetto per il matrimonio! Yay! È finalmente il momento! Ecco il nostro sposo, Jack! Saluti, cari ospiti! Psst, dov'è la mia sposa? Sta per arrivare! Ecco Sally! Oh, tesoro! Tesoro, sei bella come sempre! Scambiatevi gli anelli, per favore! Ops, li avevo in tasca! Stendi la benda di gesso. Bagnala un po'. Disponi i fogli. Crea testa, orecchie e un naso lungo. Una zucca sulla punta del naso. Ehi, Zero! Uff, uff. Wow! Il cane è arrivato in soccorso. Ecco i nostri anelli, grazie. La nostra coppia si è sposata. Congratulazioni agli sposi per la nuova fase della loro vita. I blocchi sono pronti, applica la colla a caldo. Copri il letto con i ritagli di stoffa. Proprio lo stile di Sally e Jack. Aggiungi del cartone. Aggiungi delle crepe. Incidi i nomi. Una lapide. Fai un letto cupo. Sogni d'oro assicurati. Oh, montare i mobili non è un compito facile. Dove devo attaccare questo? Oh, non capisco niente. Oh, avrò bisogno degli attrezzi. Che ne dici di una chiave inglese? Mucchio di tavole. Sono ancora confuso. È ora di chiamare Antonio. Il tuo salvatore è qui. Ti aiuto. Sembra facile, vediamo. Questo qui. Voilà, cosa ne pensi? Wow! Oh, sei il mio salvatore. È stato un piacere. Benvenuta nella nostra camera da letto. Sei fantastico. Grazie. Un blocco di polistirolo all'orizzonte. Disegna la faccia del mini Jack. Attacca il telaio. I bambini sono avvolti nelle coperte. Avvolgi con il tessuto. Un ragno al posto dei fiocchi. La famiglia si sta ingrandendo? La nostra coppia ha deciso di avere dei figli. I bambini stanno per nascere. Oh, sono così preoccupato. Quanto ci vuole? Questo bambino arriverà presto nel nostro bellissimo mondo. Oh, my goodness! Oh, sono nervoso. Come sta? Shh, non sbirciare. Congratulazioni, papà. Dei gemelli, i miei bambini. Sono tre gemelli. Oh, tesoro, grazie per questo miracolo. Oh, sono commossa. Ci sono dei rami. Fai uno spaventapasseri. Mettici sopra una ragnatela. Lanciamo gli stracci. Attenzione, incidi il sorriso di Jack. Attenti, pennuti. L'autunno è stato fruttuoso. I corvi vogliono mangiare le zucche. Il corvo è troppo astuto. Il cane non ce la fa. Cosa sta succedendo, Zero? Intrusi!
Via dalle mie zucche! Hey! Ehi, ridammi la scopa! Bene, ti darò una lezione. Questo spaventapasseri ci salverà dagli ospiti indesiderati. Ma questo corvo non importa. Il nostro spaventapasseri è diventato il suo spuntino principale. Prendi il tappo di plastica. Quale scegliere? Arancione e verde. Ora abbiamo una pentola a forma di zucca. Un paio di anelli. Viene fornita con il mestolo. Divertiti a cucinare. Sally ha deciso di preparare una cena per la famiglia. Accendo il frullatore. Ops! Oh! Oh, dovrò cucinare in cortile. È ancora meglio nel pentolone. Accendiamo un fuoco. Prima assaggio. Buonissimo! Preparo una cena romantica al lume di candela. Apparecchio! Hello? Tesoro, perché è buio? Huh? È tutta colpa del frullatore. Vediamo. E luce sia! Oh, mi salvi sempre! Hanno cenato benissimo! Una vecchia bambola avrà un nuovo ruolo in Lalilù. Taglia un uovo di gomma. Ora Frankie avrà un pancione. Wow! Dipingi il corpo di blu e anche il viso. Frankie è fazza di pezzi diversi. Aggiungi ombretto glitterato ed extension per ciglia. Ora ha bisogno di un vestito. L'abito è pronto! Snap! Delinea un pezzo di tessuto. Non preme sulla pancia. Fai molte toppe con dei pezzi di tessuto. Il suo cuore batte sul petto. Ci sono dei pezzi di nastri ovunque. Delle imbottiture per le spalle vengono realizzate con le perline. Ci sono delle calze fatte di bende. Stanno benissimo con gli stivali al neon. Frankie è fantastica! Il dottor Frankenstein sta lavorando a un nuovo progetto. Tutti pensano che sia pazzo, perché nessun altro ha il coraggio di fare esperimenti del genere. Il dottore ha deciso di dare vita alla bambola. È pura follia! Ma avrà bisogno di molta energia e calcoli per farlo. Elisir e soluzioni possono aiutare. Yes. Accendo. Funzionerà. Improvvisamente arriva un fulmine. C'è abbastanza energia di sicuro. Non può essere. Evviva! Controllerò il polso. Il battito cardiaco è normale. Aspetta, sento altri due cuori. La scienza non può spiegarlo. È un miracolo! Oh, ecco i bambini! Dipingi i capelli di rosa. Sono bellissimi! Il maschietto indossa un pannolino bianco con un moschettone. Ha un bullone al posto del ciuccio. La femminuccia si è legata ai capelli con un ingranaggio. I bambini nasceranno presto. Controlliamo le tue condizioni. Il polso è normale. Diamo un'occhiata all'ecografia. Sono due gemelli, un maschio e una femmina. Oh, è così eccitante! E sono nati dei bambini sani e belli. Assomigliano proprio alla loro mamma Frankie. La notizia ha fatto il giro della città. Anche Dracula è sconvolto dalla notizia. Non può essere, il dottor ce l'ha fatta! Mamma, mamma, anch'io voglio una sorella! Mortise è così sorpresa che sviene. E il nostro dottore riceve un meritato premio Nobel. Attacca un coperchio di plastica alle bacchette. Realizza dei comodi schienali con le semisfere. Usa dei colori pastello. Dipingi le gambe in modo che sembrino di metallo. Le spugne di gomma piuma si trasformano in comodi schienali. La mamma li ha decorati con uno scovolino morbido. Nice. Alcuni dettagli in metallo. Basta aggiungere una catena. Oh, sono così felice del risultato! Batti il 5! I bambini adorano passare il tempo con la loro mamma. Posso davvero lasciarvi qui e fare le mie faccende? Finalmente ho un po' di tempo per cucinare. Mentre la mamma lavora in cucina, i bambini non perdono tempo. Oh, perché sei sola?
Dove è andato tuo fratello? Il ragazzo ha deciso di dondolarsi su una catena. Eccolo! Mi hai davvero spaventata, piccolo birichino! Crea dei piccoli biberon di latte artificiale da dei piccoli dettagli. I bambini potranno mangiare facilmente. Aggiungi le tacche. Buon appetito, ragazzi! Frankie sceglie solo cibo di alta qualità per i suoi figli. Il dottore ha portato un elisir speciale per la crescita reattiva. Useranno l'intero tubo per fare il latte. Grazie, stavo cercando proprio questo ingrediente. La pappa speciale è pronta. Nice! I bambini l'hanno mangiata tutta. Certo, è deliziosa! Un paio di passeggini per bambole si uniscono per farne uno. Installali su una struttura. Dipingi di azzurro e rosa. Perfetto! Toby ci ha portato tutti i dettagli e gli ingranaggi. I cittadini di Lali Town non hanno mai visto un passeggino come questo. Un tubo d'argento collega i lettini. Aggiungi la ruggine. Mamma Frankie è pronta per mettersi al volante del miglior veicolo del mondo. La famiglia è andata a fare una passeggiata nel parco. Il cane zombie è andato con loro. È tutto molto tranquillo vicino alle tombe. Il cane sente un odore insolito e va a scavare. Ha tirato fuori la mano ossuta di uno zombie e l'ha portata ai bambini. Oh, che prelibatezza! Ho avuto un'idea! La mamma attacca con cura la mano. Frankie può leggere il suo libro preferito mentre dondola il passeggino. Forse dovrei assumere una mano invece di una babysitter. Il dottore sta lavorando a un nuovo progetto. Perché ha bisogno di così tanti pezzi? La mia nuova invenzione sarà una babysitter. Cerchiamo di combinare tutti i dettagli. Braccia e gambe, forchette e cucchiai. Difficile non essere confusi. Devo sistemarla un po'. Prenderò la saldatrice. Un colino da tè diventerà una testa. Ecco un paio di occhi. Crea le ciglia con le setole dei pennelli. Snap! E la creatura inizia a muovere la bocca. Il meccanismo funziona con l'aiuto di molti ingranaggi. Fallo color bronzo. Il dottore ha fatto una creatura meravigliosa. Basta collegare il filo rosso e blu. Oh, qualcosa è andato storto. Oh, dove sono? La babysitter robot sta già camminando per il laboratorio. Non posso credere di avercela fatta di nuovo! È difficile per Frankie gestire due bambini. Il dottore le ha fatto una babysitter per aiutarla. Ciao! Hello! Wow, chi è? Questa è la nostra nuova babysitter Rachel. Ti aiuterà con i bambini. Ottimo, spero che sia di aiuto. La babysitter inizia a giocare con i bambini. Ridono e si divertono. Grazie per l'aiuto! È il mio lavoro! Improvvisamente la bambina salta sui barili. Che piccoli birichini! Torna qui, è pericoloso! Non puoi nasconderti dalla babysitter! È fantastica! Sei il miglior inventore del mondo! Questo vecchio divano ha bisogno di essere restaurato. Installalo su delle gambe a dondolo. C'è una recinzione fatta di spiedini di legno. Un pezzo di gomma piuma è arrugginito e impolverato. Aggiungi la pittura acrilica nera al baldacchino. I ragni strisciano sulla garza. E c'è della melma lungo il telaio. La mano dello zombie sta ancora dondolando la culla. Le luci a LED illuminano i sogni dei bambini nella loro culla orribilmente bella. I bambini hanno bisogno di una buona notte di sonno per crescere. Frankie gli canta una ninna nanna. È ora di mettere a letto i bambini. Sogni oscuri? Ma i bambini non riescono a dormire. Vogliono giocare. Sono scesi dal letto quando sentono un rumore. Buh! Cos'è? È un fantasma! Cosa c'è? Non riuscite a dormire? Scusa, signore. Vogliamo dormire. Il fantasma spiega educatamente le regole e riporta i bambini a letto.
I bordi di una vecchia vasca sono coperti di gocce. Copri con lo spray metallizzato. Wow! Melmal Neon! Ehi, ragazzi! Scheletro, smettila di monopolizzare il bagno di notte! Il dottor Frankenstein decide di aiutare Frankie a lavare i bambini. Torno tra un minuto. Ma devi tenere d'occhio questi bambini. I loro giochi li hanno portati dritti alle fogne. Sì, andiamo nel tunnel. Dove sono andati? Oh mio Dio! Ah, che puzza! È disgustoso! È ora di fare il bagno. La schiuma ha ripulito tutta la melma. I bambini sembrano tranquilli, ma temo che non durerà a lungo. Ingranaggi e catenelle hanno completato la strana invenzione. Emette persino un suono. Al dottore piace portare il bambino nel suo laboratorio. Al bambino piace giocare con gli strumenti e studiare tutto ciò che lo circonda. Ehi, non mischiare i meccanismi! Rovinerai i miei esperimenti! Ti faccio un sonaglino. Dov'è la mia cassetta degli attrezzi? Presto il dottore gli dà il giocattolo. Il bambino adora il suono che produce. Finalmente posso tenere tranquillo questo bimbo irrequieto. Oh. Un pezzo di argilla da modellare si trasforma in una bambola. Aggiungi occhi e linee. Ecco la seconda statuetta. Ha un sorriso gentile sul viso e cicatrici dappertutto. La mamma vuole guardare il suo programma televisivo preferito, ma i bambini hanno piani diversi. Saltare sui tasti del computer. Oh, no! Chiamerò Dracula. Ho bisogno del tuo aiuto. Capito, arrivo subito. Dove sono i bambini fuori controllo? Vedo. Che ne dici di uno scambio? Ci sono 3 bambole in questa valigia. Te le do in cambio di pace e tranquillità. Affari fatto! Dracula riesce sempre a trovare la soluzione anche con i bambini più pazzerelli.